Ok, giochiamo contro questo giocatore brasiliano. Abbiamo 1-1 contro di lui. Facciamo la siciliana oggi. Siciliana, siciliana chiusa, arrivata. Giochiamo nella maniera più classica possibile. Quindi traditional line ci dice chess.com. E F4 arriva. Quindi attacco Grand Prix. Qua tantissime mosse sono possibili. Giochiamo G6. Questo è l'approccio, secondo me, classico, buono. Alfiere G7, alfiere C4. Quando spesso nella siciliana, quando arriva alfiere C4, è il momento di fare E6. Quindi arrocco. Vediamo di mischiamo le carte. O facciamo, no, facciamo cavallo E7. Cavallo E7 deve essere una buona mossa. E5. Scorreggiatore, grazie mille per la sub. Ha anche pagato lui, quindi devo per forza dire il suo nome, se no l'avrei ignorato se avesse usato il Prime. Però, numero uno, sia per il nick che per la sub. Ti vogliamo bene, comunque. Ok, qua c'è una cosa da sapere. Molto carina, secondo me, molto didattica questa cosa. Ora, non sono. Questa posizione non ho idea di come si giochi, però è un meccanismo che è un po' di alto livello, che è qua di giocare D5. Sto attaccando l'alfiere, che è un po' la debolezza dell'alfiere in C4. Se non lo stessi attaccando, dovrei preoccuparmi di cavallo B5 ingresso in D6. E questo meccanismo dopo è per D6, cavallo F5. Questa è una mossa. È una mossa. Come si dice? Ricorrente. È un procedimento particolare, tipico di questo genere di struttura. Presa en passant, cavallo F5. Non donna per. Anche donna per va bene, non è che perde. Però cavallo F5 è più furba perché tanto il pedone di D6 non va da nessuna parte e lo posso mangiare anche di cavallo adesso. Il cavallo in F5 sta bene, posso aspettare, posso decidere dove mettere i pezzi, sono un filo più flessibile. Per dire, alfiere B5, questa era un po'. Sì, tematica, bravo, Menk Scacchi mi ha tolto la parola di bocca. Quindi alfiere B5, probabilmente lui è ancora in preparazione perché è abbastanza veloce. E vabbè, alfiere B5 possiamo arroccare, non credo che dare un farmi doppiare i pedoni qua sia critico. Forse dovevo evitare. Però la mossa C4 qua non è irrealizzabile, quindi sono contento. Ah, così, cavallo E4. Cavallo per D6, lui vuole mangiare questo, davvero? Donna B6, D4. Cavallo F5, mi piace tantissimo questa posizione per il nero, non so perché. Non so onestamente perché potrebbe essere anche brutta. Ok, però ancora una volta non ho fretta, no? Quindi posso giocare C4 addirittura qua. Sì, dai, C4 è molto più tranquilla. C4 è forte perché sembra un pedone lanciato a caso, però guardiamo il suo alfiere che è l'ultimo pezzo da sviluppare. Per svilupparlo deve fare una di queste mosse. Mi sdoppia i pedoni. Alfiere può uscire in A6. Sì, dai, qua. Va bene questa posizione, dai. Vorrei fare. Ok, ancora non minaccia di tenersi questo, quindi facciamo alfiere A6. E adesso la grande domanda dopo donne 2 cosa fa il bianco qua? Cavallo C5. La risposta era semplicissima. Però. Insomma. Cavallo D4, tipo. Sembra rischiare parecchio il nostro amico, eh?
Cavallo di 4, donna e 3. No, donna e 3 non la può fare. Deve fare donna F2, forse. Facciamo cavallo di 4. Così è istinto, non lo so. Cavallo di 4. No, se mangia perde il pezzo, no? Scacco. Ah, sono... Donna E4 al volo ha giocato. Mamma mia, che rischi che si sta prendendo. Però forse neanche tanto, no? Mangia di torre. Donna B6, donna E3. Ah, ma ho già visto un pacco che si prenderà. Sì. Questo se lo prende di sicuro. Sta giocando in maniera troppo convinta. Ah, ma aspetta, donna B6 subito. Ecco. Che era quello che volevo fare su donna F2, quindi sono un cretino. Donna B6. Ecco, vediamo questa. Se mangia in A6, mangia in F3. Re H1... Sposto il cavallo e il suo in trappola. Ok, quindi donna B6 mangia questo. Io mangio questo, lui gioca C3, sta in una valle di lacrime. Quindi già questo andrebbe bene. Il trucco che gli volevo tirare era questo. Cavallo per... Non può mangiare di donna, altrimenti arriva questo doppio. Deve mangiare di torre, mettiamo. Cavallo per, torre per... Donna B6, donna E3, e qui dopo una mossa come torre D8, io minaccio torre per D6, banalmente. E il punto è che qua non può mangiare in A6 perché si becca alfiere D4, e secondo me questa c'è una mossa un po' nascosta che si può prendere tranquillamente, nella foga di voler cambiare le donne a tutti i costi. Quindi, ok, ovviamente giochiamo per il trucco, non è una partita seria. Vabbè, il Cau Cau sta iniziando a dire cazzate, quindi cercate di... Mia personale opinione. E già non vale niente. No, ti vogliamo bene Cau Cau, però hai detto che è il primo torneo, quindi le tue personali opinioni contano un po' meno. F5 era una merda, sì. Perdevo E6. Non lo so, ma perché giocare F5? Torre di 8. Era una mossa che volevo fare. Ciao Biregina, benvenuto, tutto bene, tu? Torre di 8. Qua fischiettiamo, non so. Sì, forse sono stato un po' ottimista a dire mangerai in A6 sicuramente. Però... Vabbè, la posizione è brutta per il bianco adesso, eh. Veramente molto, molto brutta. C3. Torre per D6. Vabbè. Guardate l'alfiere delle case scure, è una tragedia. Ah, C3 perché adesso vuole mangiare in A6. Vabbè. Vabbè, penso che sia super accettabile questa cosa. Torre per D6. Alantonetti fa il suo ingresso classico. Donna per A6. E vabbè. E... Questi... Questi si commentano da soli, no? Il nero giocherà con diversi pezzi di vantaggio se il bianco non vuole perdere materiale. Lo sviluppo è una cosa importante. Il bianco ha fatto tante mosse. Ha giocato... Ricordate in apertura che ha fatto alfiere C4, alfiere B5 e alfiere per C6. Sono tre mosse proprio buttate per darmi la coppia degli alfieri poi. Quindi, vabbè, A3. Anche questa non si spiega.
Giochiamo torre di 8, per esempio. Sì, cioè potrei anche tipo impiantare una torre in D3, una donna in B3 e giocare con una torre un pezzo in più. Però penso, fossi in lui, cercherei di sacrificare un pedone, no? Per avere... Però non riesce, cioè... Ok, fossi lui giocherei B3, ma probabilmente fossi lui abbandonerei qua. No, non è vero, però, ragazzi, è un disastro totale questa posizione. Ok, B3, presa, C4, ecco, così. Così si può soffrire tantissimo e poi perdere. Sì, ma... Tra l'altro, ok, no, su B3 posso anche giocare intermedia torre di 3, perché non può giocare questa che c'è la torre sotto. Vabbè. Ho visto, grande Nicolas. Grandissimo, complimenti per il titolo. Ok, era soltanto questione di tempo. E complimenti, veramente impressionante come recupero. Ok, dopo donna B3 forse. È il momento di abbandonare per il bianco, perché perde forse il materiale. Presto. No, ok, fa torre a 1. Torre a 1. Vabbè. Difendiamo a 7, proprio prendiamocela con super calma. Ma ragazzi, questo non è neanche vantaggio di sviluppo, è proprio vantaggio di qualunque cosa, non so come... Cioè, ho proprio dei pezzi in più, non è che ho dei pezzi meglio sviluppati. Vabbè, comunque... vorrei fare... Ok, non so perché non abbia giocato A4, torre A3, forse era la... Vabbè. Facciamo A5. Se mi fa fare A4 è proprio finita. L'Europa a squadra è andata bene. È andata abbastanza bene. Mi sono un po' ripreso. Ho fatto tante, diciamo, partite interessanti. Ho perso tante occasioni. Però penso di essere cresciuto abbastanza. Quindi era il... primo obiettivo, riprendermi dopo il disastro. Vabbè, dai, facciamo torre di 3. Ora sta giocando per il tempo. Ho visto un sacco di giocatori incredibili. Ho visto Carsen, Anand, tutti per la prima volta. Rapport, c'era... No, delle leggende, c'era Shirov, Smirin, vabbè. Abbiamo giocato contro la squadra di Gelfand. Gelfand che ti guarda malissimo. Che ti guarda con la sua faccia stortissima mentre giochiamo con la loro squadra. È stato l'highlights della settimana. Fiere F8. Confermo che cammina come l'ispettore Capitonda. Catiponda. Ok, non F1. Sto sparando delle mosse a caso, però... Questa partita non ha più senso. H5. Dai, cerchiamo di tenerlo schiacciato, di farlo morire con l'alfiere in C1. Quarantasei secondi.
cassette. Vediamo. Ah, è arrivata B4. Ah, cazzo, perché non posso mangiare. Ok. Vabbè, allora mangiamo così. Però si è liberato. Non mi piace sta cosa. No, non finirà la partita con l'alfiere in C1. Torre per... Facciamo pedone per... Forse torre per era meglio. Ventinove secondi. Dai, giochiamo per lui. Giochiamo per il pedone D passato. Donna B3 è una mossa un po' ignorante, ma... Ah. Ok, questa è la classica posizione che può sfuggirmi tranquillamente. Qua forse si è beccato torre di 3, per fortuna, subito. Tattica. Bam! Torre di 3. La donna è legata e perde H3, perde tutto, spero. Scacco. Mangio, tipo. Donna. Su donna per D2, torre per C3. Torre H1, donna... Sì, re G7 la posso fare. Ok, quindi questo. Su scacco posso andare in G7 perché non ha altri scacchi. Minaccio torre C2 qua. Sì, arriva torre C2, è finita, dai. 10 secondi, ma dovrebbero bastare qua perché veramente... Credo che non abbia mosse per non perdere tanto materiale. A parte questa che mi era scappata. Porco boia. Scacco G3, vediamo. A5 è il problema qui. Minaccio matto, deve fare qualcosa. No, mi era proprio scappata quella. Devo fare C4. Ah, questo è scacco. Porco. Ok. Figurati se non faceva F5. Ok, questa l'ho imbroccata. Facciamo... Non so che mossa fare. Ho buttato questa, ma... No, ora perdo di tempo, che vitaccia questo finale vinto. Vabbè. Probabilmente sto vedendo la stream e vede dove sto facendo le pre-move. il finale è vinto, ma si vince in 1000 mosse. Vabbè. Si sta proprio vedendo la stream e vedendo... Abbandona. Offro patta adesso. No, vabbè. Vabbè, la partita comunque ha perso di interesse nel momento in cui si è messo a giocare di tempo. Però sì, mi gira un po' le palle quando succedono queste cose, quindi non devo vivermela bene, devo incazzarmi quando succedono queste cose. È arrivato Paulus.